Cioè, amiche e amici, come usare positivamente un rifiuto? Per rispondere a questa domanda, devo dire una cosa. In generale, un rifiuto può essere una nuova fonte di stimolo per poter fare un salto qualitativo, per poter fare quello che viene chiamato un salto quantico. Il rifiuto è proprio, può essere vissuto in modo diverso. O la persona si deprime perché viene rifiutata, o diventa una molla d'energia che la spinge a fare un salto quantico. E ti voglio raccontare la storia di una cantante americana che era sconosciuta, una certa Stefani Germanotta, la quale cantava nei locali così, e poi ricevette, diciamo, la valutazione per una proposta di contatto da un'importante casa discografica americana. E quello era ciò che poteva far cambiare la sua vita. Però proprio, diciamo, quando avrebbe dovuto concludersi questo contratto, la casa discografica valutò meglio la situazione, cambiò idea e non fece nessun contratto a Stefani Germanotta, che si trovò praticamente, aveva già, come dire, nella sua testa elaborato la possibilità di diventare una cantante famosa con un contratto con una casa discografica famosa, si ritrovò di nuovo nella situazione di prima, però col morale ovviamente molto peggiorato perché ti fanno assaporare qualcosa e poi ti rifiutano. È un conto è se vieni rifiutato quando tu, non so, chiedi qualche cosa e ti rifiutano. Certo, è sempre un rifiuto, però potevi metterlo in preventiva. Invece in questo caso che ti cercano, ti fanno assaporare l'idea della possibilità di un contratto con una casa discografica importante, poi dopo all'ultimo, tac, ti annullano tutto, il contratto non c'è e risprofondi dove eri prima. Situazioni di questo genere possono abbattere molto le persone. Invece la Germanotta, diciamo che si rimboccò le maniche, continuò, riprese a cantare, diciamo, nei locali dove cantava prima, ma con uno spirito diverso, perché non essendo più poi vincolate, in questo caso la casa discografica avrebbe imposto uno stile, lei, diciamo che andò a cercarsi un suo stile musicale e anche un suo stile come personaggio. E quindi approfittò proprio del fatto che non aveva vincoli con nessuno per personalizzare, creare uno stile che nessuno avrebbe potuto imitare, inconfondibile. E continuò però nei locali, diciamo, come dire, di infima categoria, diciamo così, a cantare, a suonare. E però insistendo in questo modo, questo suo stile personalizzato venne notato e una casa discografica ancora molto più importante, la Interscope Records, la notò e le fece un contratto molto meglio dell'altro perché la casa discografica è più importante e questa volta il contratto andò in porto e lei poté esibirsi con il suo stile e il suo marchio di Lady Gaga e ebbe ovviamente come tutti voi sapete un grandissimo successo quindi ha sfruttato un rifiuto per caricarsi e ottenere qualcosa di più questo è veramente importante. E bisogna apprendere e trarre insegnamento da questa vicenda. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Inoltre, ti ricordo che a partire dai 20.000 iscritti partirà diciamo, il servizio gratuito streaming live, in cui farò una lezione in streaming in diretta, poi ci potrà essere un'interazione diretta, quindi potrai fare commenti, eccetera, eccetera, e il tema trattato sarà un tema da te proposto nei commenti, quindi esorto a proporre i temi. Ed il servizio però partirà dai 20.000 iscritti al canale, quindi ti esorto a iscriverti e a far iscrivere i tuoi amici, così velocizziamo la partenza di questo servizio. Ciao!